Buonasera. 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 Salve. Sono nuovi pazienti? Sì, sono insieme. Ah, bene. Li faccio entrare per primi. Achille. Edoardo. Leon dice che hai visto mio padre. Sì. Ci serve aiuto. Tu sei pronto a darcelo? È meglio che vi faccia delle ricette. Va bene una cosa contro la pressione bassa, Leon? Perfetto. E tu, Achino? Diciamo che ti prescrivo delle lastre alla cistifellea. Allora, ci aiuti o no, Edoardo? Non mi interesso di politica. Raccontagli che ti è successo, Achino. Lo sai come stanno le cose in Paraguay, Edoardo. Ti sbattono in prigione. Ma non una di quelle dove puoi incontrare i soliti criminali, no, in un piccolo posto di polizia. E allora, niente metodi raffinati né sistemi moderni. La solita storia. Mettono la musica molto alta così nessuno ti sente quando urli. Manganelli di gomma. Vasche piene di escrementi. E ti ci tengono con la testa sotto fino a che non ti senti soffocare. Un giorno dopo l'altro, fino a quando non ti decidi a parlare. Ma io ho continuato a non parlare. Almeno fino a quando non mi hanno fatto questo. Dopo gli ho detto tutto. Ho fatto i nomi di tutti quelli che conoscevo. E ti hanno liberato? No. Sono scappato. Ci servono solo delle informazioni. L'ambasciatore americano ha in programma una visita a questa zona a novembre. E noi vogliamo tutti i dettagli dei suoi spostamenti. Non voglio diventare complice di un omicidio, Leon. E chi ha parlato di omicidio? E poi a che ci servirebbe? Allora lo rapirete. Non ti preoccupare, dacci solo l'informazione. Non conosciamo altri metodi per tirare fuori dalla galera alcuni dei nostri compagni. E stiamo pensando soprattutto a un uomo che era in quello stesso posto di polizia in cui tenevano Achino.